tutto esaurito ieri sera per la prima della Madama Butterfly di Giacomo Puccini, sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, che ha inaugurato la stagione della lirica del Teatro Marrucino di Chieti e che sarà replicata domenica 16 ottobre alle ore 17:30. In collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, sotto la regia di Manu Lalli, che di questo allestimento firma anche scene, luci e costumi, sul palcoscenico del Teatro Marrucino, l'abruzzese Donata D'Annunzio Lombardi, originaria di Avezzano, ha vestito i panni della giovane geisha Chocho San, detta Butterfly, sedotta, sposata per scherzo e per denaro e infine abbandonata dal tenente della Marina degli Stati Uniti Benjamin Franklin Pinkerton, interpretato da Max Hota, considerato dalla rivista Opera Britannia tra i migliori tenori in attività. Nei tre atti della tragedia pucciniana, ambientata nella giapponese Nagasaki, che portano la vicenda di Chocho-san verso il tragico epilogo della giovane donna, tanti altri personaggi e interpreti calcano la scena, tra questi il baritono Emilio Marcucci, che ha prestato la voce al console Sharpless, mentre la fedele Suzuki è stata interpretata da Annunziata Vestri, mezzo soprano abruzzese di Ortona. A dirigere l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese è stata il maestro Gianna Fratta, prima donna ad assumere la direzione dei Berliner Sinfoniker e dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, mentre il maestro Christian Starinieri ha guidato il coro del Marrucino che, insieme alle figuranti, è stato parte essenziale della messa in scena della tragedia giapponese in tre atti di Giacomo Puccini. Tra il pubblico del Marrucino anche il rocker Piero Pelù, leader dei Litfiba e marito della direttrice d'orchestra Gianna Fratta. L'impegno lavorativo del maestro è stato infatti l'occasione per un soggiorno di entrambi alla scoperta delle bellezze della città di Chieti. Dopo la replica di domenica 16 ottobre della Butterfly, la stagione lirica del Teatro Marrucino andrà avanti con la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, venerdì 18 e domenica 20 novembre, e il Don Pasquale di Donizetti in programma per il 9 e l'11 dicembre.